È appena terminato l'incontro di pallacanestro fra FAM Matese e Forio d'Ischia, la squadra di Piedimonte si è imposta per 140 a 58. Andiamo a sentire i protagonisti della partita. Allora, una partita più facile del previsto, no? Ma è una partita contro, diciamo, dei ragazzi volenterosi che stanno facendo un campionato che praticamente non è loro, quindi è da lodare come situazione, ma diciamo non è un test, diciamo, probante per quello che dobbiamo fare noi in questo campionato sicuramente. Dove può arrivare questa squadra? Allora, in questo momento questa squadra deve recuperare un poco di autostima e un po' di acciacchi fisici vari, perché abbiamo avuto due passaggi a vuoto che comunque sono diciamo ascrivibili a diversi fattori, sicuramente anche l'aspetto fisico. Dobbiamo comunque lavorare, dobbiamo migliorare per quanto riguarda l'intensità, ma in generale è una squadra nuova, quindi è una squadra che può solo migliorare sotto tutti i punti di vista, sia difensivi che offensivi. Dove può arrivare lo dirà il campo. Sicuramente non siamo una squadra sulla carta che deve lottare per retrocedere, anzi. Quindi ripeto, poi dall'essere una squadra forte a una squadra, diciamo, normale, ci sono tante piccolezze che poi fanno la differenza. La prossima andiamo a Cercola, la prossima facciamo due partite consecutive in trasferta, Cercola e Caiazzo, sono due test probanti dove sicuramente sarà bello e utile verificare, diciamo, i progressi e i miglioramenti che sicuramente dobbiamo effettuare durante questa settimana. Allora, il figlio di Sandro Bontempo non poteva che essere un buon giocatore di pallacanestro. Sì, sicuramente gioco da quasi 20 anni, grazie anche alla passione che mi ha trasmesso mio padre, e ho la fortuna dopo tanti anni di tornare a giocare per il mio paese, che non ho mai giocato qua a Piedimonte, e grazie al sindaco Vittorio Civitillo che ha aperto questa bellissima struttura, siamo grati a lui per affrontare questo campionato di Serie C. Tu sei il capitano di questa squadra, dove può arrivare questa squadra secondo te? Ma questa squadra ha un grandissimo potenziale, i nomi sono noti a tutti e siamo molto molto lunghi anche nel roster. Ovviamente veniamo da due brutte sconfitte fuori casa, ma questo è un campionato duro dove non bisogna, bisogna affrontare tutti quanti con la stessa intensità, senza sottovalutare nessuno. Quindi, però, ripeto, la squadra può fare davvero dei bei risultati.